Allora ragazzuoli, questo è una breve carrellata di news che farò con voi. Sono in Sardegna, come potete vedere dallo sfondo, non ci sono più le maglie. Iniziano le mie vacanze, però insomma vi terrò sempre aggiornati, non mi costa nulla far video, mi piace e oltretutto è anche il modo per essere sempre sul pezzo e aggiornati. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito ovviamente a mettere like al video, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale. Insomma, ragazzi, massimo sostegno, arriviamo ai 100.000, che è importante per nuovi contenuti, per la creazione di nuovi contenuti, nuovi format, con il coinvolgimento anche di altre personalità importanti. Quindi 100.000 servono a questa roba qua. Allora, ragazzuli, non so neanche da dove partire. Partirei subito da Vlahovic, perché ieri c'è stato un po' di allarmismo e poi io ho cercato di rompere il cazzo a Romeo. E Romeo mi ha detto palesemente: stai sereno, è andato solamente per la pubalgia. Ha detto: ma a Monaco di Baviera la domanda è lecita. Monaco di Baviera, loro gli sta saltando Harry Kane, è normale andare a dubitare su questo fattaccio. Quindi ho preso la briga e ho scritto: pubalgia a Monaco di Baviera su Google. Tranquillamente, anche voi troverete degli riscontri perché tanti giocatori della Serie A sono andati là a farsi operare. Ve ne cito alcuni: Meret, Balotelli, chi altro? Ansaldi. Tanti si sono operati proprio a Monaco di Baviera. Probabilmente c'è una clinica con una certa esperienza che valuta l'entità del recupero, degli infortuni, operano direttamente, eccetera. Quindi vediamo un po' che cosa succederà e quale sarà anche l'esito di questo controllo fatto a Monaco. Io, ragazzi, non escludo anche che questo controllo sia fatto in ottica mercato, cioè se il ragazzo sta bene, questo check qua fatto da questo dottore, da questa clinica, serve anche come lascia passare per un eventuale trasferimento della serie. Vlahovic sta bene, non ha alcun problema di salute, per cui ha tutte le carte in regola per giocare immediatamente, per rendere, per performare bene da subito. Potrebbe anche essere letta così, però ragazzi, uno step di carriera, nel senso che ha un infortunio, va a farsi controllare, cerca di capire quali sono le problematiche, vede l'avanzamento insomma della terapia e di tutto ciò che sta facendo. Quello che mi è stato detto è la seguente cosa: è difficile andare a ragionare sulle cause scatenanti della pubalgia. Quel che si sta facendo è un lavoro sulla postura per cercare di evitare che lui vada a infiammare l'adduttore in maniera pesante con tutta una serie di esercizi posturali, eccetera. Quindi tanta più prevenzione rispetto alla cura vera e propria della patologia. Là se ne stanno occupando a Monaco di Baviera e vediamo un po' quale poi sarà l'esito. Ovviamente questo è un percorso lungo, i lavori posturali danno secondo me benefici non nell'immediato ma sul medio e lungo periodo, per intenderci. Quindi quello è quello che mi è stato detto e così ve lo ripeto, per cui zero spauracchi per quanto riguarda Vlahovic a Monaco per questioni di mercato. Ripeto, quella visita può anche servire per questioni di mercato, ma non è andato direttamente a chiacchierare col Bayern per un eventuale trasferimento. Ora, per quanto riguarda sempre l'eventuale scambio Lukaku-Vlahovic, ho visto che la curva ha postato sui social, ha messo uno striscione insomma, allo stadium dove protestano i tifosi palesemente per questo eventuale scambio della serie tipo Lukaku, non ti vogliamo, stai dove stai, rimani lì, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente anche dopo i fatti che sono successi nel finale di partita tra Juventus e Inter di Coppa Italia. Io come la vedo questa cosa? A me fa piacere che la curva dia segni di vitalità, mi piacerebbe invece una ricostruzione del tifo. Poi capisco bene che la situazione non è solo legata ai rapporti tra curva e società, ma la società ha un cliente ostico, un cliente, più che cliente ha un protagonista ostico di mezzo che può ostacolare anche queste mediazioni, ovvero la questura. La questura è molto stringente nei confronti dei gruppi organizzati, per cui bisogna capire, tentare di capire cosa effettivamente si può fare all'interno della curva e quanta tolleranza ci sia all'interno della curva. Questo è il problema più grosso che secondo me dovrà affrontare la tifoseria, la Juventus, e ripeto, qualsiasi tipo di organizzazione, di riorganizzazione del tifo organizzato,
fatto ovviamente in maniera super lecita, legittima, seguendo le regole, io do la mia disponibilità a chiacchierare, ma come tifoso unico, non come membro di una community che arrivo e pretendo ruoli. No, no, no. Io voglio che lo stadio canti. Non voglio essere mischiato in nessuna organizzazione, come, non pretendo questo. Partecipo come persona super interessata e coinvolta, come singolo. Questa è la promessa che faccio a voi e che ci veramente mi impegnerò in prima persona, ma ripeto, non come portatore agglomerato di altre persone, come Antonello. Perché una cosa a cui tengo particolarmente, lo stadio, ragazzi, in questi anni qua mi ha fatto rabbrividire, per quanto è diventato un teatro, una roba orribile da vedere, non è uno spettacolo. Invece la partita deve essere lo spettacolo nello spettacolo, con i cori, con l'atmosfera, perché l'atmosfera rende la partita anche più bella. Anche quando il gioco non c'è, anche quando le cose non girano, l'atmosfera aiuta. Invece il silenzio non fa altro che amplificare tutte le nostre problematiche di campo, che sono tante, sono tantissime. Allora, invece per quanto riguarda le cessioni, occhi a Miretti, che potrebbe andare alla Serenità, ma tante situazioni si devono sbloccare in questo momento. La Juventus ha necessità di incassare denari prima di cedere. Vediamo un po' cosa succederà. Si parla di tanti obiettivi di mercato, da Carlos Augusto, da Kostic, che potrebbe essere un giocatore in uscita, poi c'è chi mi dice sì, c'è chi mi dice no, anche là. Io, ragazzi, credo che la Juventus debba stringere sulle uscite immediatamente, anche perché non abbiamo una squadra fatta, non è questa la squadra che vogliamo avere a inizio anno e non capisco questo stallo. È uno stallo che mi preoccupa un pochettino, perché poi sapete, anche le altre squadre non è che sono contente di cedere certi giocatori importanti, magari in caso di acquisti importanti da parte della Juventus. Fate il nome di Kiefer Nturam, che per assurdo potrebbe essere un obiettivo, con una formula molto creativa, con obbligo di riscatto, prestito con obbligo di riscatto, perché lui in scadenza 2025, eccetera. Potrebbe la Juventus optare per questa opzione. Magari anche rientrando in una situazione con Pellegrini, che è cercato dall'inizio stesso, quindi si possono creare delle situazioni, però bisogna cedere. Bisogna cedere, e io credo che la Juventus abbia come primo obiettivo questo, ma senza questo, ragazzi, siamo rovinati. Perché ad oggi abbiamo perso Di Maria, che è un giocatore che è stato un giocatore importante comunque nei numeri, eccetera. Non ha giocato come ci aspettavamo, ma in qualche partita ha inciso. Ha inciso. E banalmente non ci siamo rafforzati, perché Timothy Weah, Facundo Gonzalez, a me non fa pensare a una Juve più forte dell'anno scorso, tutt'altro. Poi la squadra si conosce, si è rimasti quasi tutti, eccetera, però non ci siamo rafforzati, tecnicamente abbiamo perso tanto. E su questo credo che la Juventus debba ragionare. Quindi speriamo che si sblocchino entro questa settimana alcune uscite, Zaccaria, McKennie magari dal Bournemouth, Pellegrini, perché da lì in poi secondo me c'è la possibilità di agire nell'immediato. Manca pochissimo anche all'inizio del campionato. E ripeto, c'è da iniziare a preoccuparsi un pochettino per questa lentezza nelle trattative. Signori, detto ciò, vi dico che è. Non si vede. 3:35 e io me ne vado a dormire. Ci vediamo domani per nuovi aggiornamenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Un abbraccio, iscrivetevi al canale, aspetto le vostre opinioni. E sempre, fino alla fine. Forza Juve, raga, non si molla un cazzo.